in un caldissimo pomeriggio estivo la Nestor dice addio alla eccellenza. Il 3-2 con cui il Ponte delle Ceppi passa al Checcarini la condanna alla retrocessione. C'era poco da sperare anche prima di questa partita, ma ora c'è anche l'aritmetica. Il caldo è tanto, le due squadre si affrontano con un certo ardore, però insomma a fare la differenza è la maggiore tecnica e gioco degli ospiti. A fondo di Retini al quarto, per Taddei c'è poco da sperare, è l'1-0 per gli ospiti. Al 19esimo la Nestor potrebbe pareggiare, ma Rondoni viene anticipato da Biscarini e poi sulla battuta di Lorenzo Mancini è un difensore che salva. Il pari arriva al 26esimo con un gran bel gol di Rondoni, è 1-1, ma al 40esimo Retini fa doppietta e porta i suoi al riposo con un gol di vantaggio. Nel secondo tempo succede poco. Al nono il gol di Ravanelli di testa su calcio di punizione mette fine alle speranze residue degli azzurri. Cambi da tutte e due le parti. Al 25esimo un assist di Alabastri mette Calistroni a centro area che controlla e batte il portiere ospite. È il gol del 2-3, ma serve a poco. Il cuore della Nestor non basta per restare in eccellenza. Sì, abbiamo fatto una stagione, anche quest'anno una stagione importante. Sono contento di essere stato uno degli artefici, insomma, della costruzione di questo Ponte Valle Ceppi da 8 anni, se non sbaglio, che siamo arrivati in eccellenza. Siamo in eccellenza, quindi è stato sempre un percorso graduale. E ogni anno abbiamo sempre superato il nostro obiettivo, perché sì, ci dovevamo sempre salvare, ma abbiamo sempre fatto campionati nettamente superiori. Sì, ci dispiace tanto, perché comunque questa è una società storica e non meritava assolutamente un finale così, quindi ci abbiamo provato in tutto e per tutto. Però posso dire sicuramente una cosa, è che questo campionato non ce lo aspettavamo così forte e probabilmente pensavamo di giocarcela fino alla fine, magari con più squadre, invece siamo accorti che veramente quest'anno le squadre sono veramente forti e abbiamo avuto grosse difficoltà.